Questa è la storia di due giovani ragazzi legati nell'amicizia e nel destino. Ronald e Skinny, come accadeva spesso, erano usciti per fare un picnic e trascorrere la giornata nelle campagne vicine. Ad un tratto Ronald tirò fuori dal suo cestino un paio di piccole prugne e ne porse una all'amico. Deliziosa. Deliziosamente mortale. Da notare come lo slow motion renda tutto più epico. Il cadavere del ragazzo rimase per ore abbracciato ai fili d'erba. Quando ad un tratto accadde qualcosa. Una nuova fiammella di vita venne instillata nel corpo di Skinny, ormai ridotto in scheletro, e sbattuto all'interno dell'armadio di Ronald perché vegliasse su di lui per il resto dei suoi giorni. O almeno fino ad oggi, giorno in cui ha inizio la nostra storia. Ben svegliato. Ciao Noce, perdonami, ma non sono riuscita a dormire granché stanotte. Sei veramente sicuro di volergli parlare? Non ho altra scelta. Secondo me gli verrà un infarto. E finirete entrambi a farvi compagnia nell'armadio. Spero proprio di no. Scappo in bagno, tutta questa agitazione mi ha allentato la vescica. Mi piace questa camera. Inizia da qui, allora. Porta l'animaletto nel furgone. Io intanto preparo gli scatoloni in salotto. E non facciamo come l'ultima volta, che ti sei fatto investire mentre caricavi le cose. Ci sono i libri colorati nelle pareti. Ma se non sai nemmeno da che lato si aprono i libri. Mi piacciono i libri colorati. Sai cosa non piace a me? Dover lavorare gratis per ripagare altri stupidi servizi da te. Ci siamo capiti? Questo tappeto è morbido come un marshmallow. Mi piacciono i marshmallow. Dovevo dare ascolto a papà quando mi diceva di fare il fioraio. Ah, mi ci voleva proprio una doccia. Capo, non si apre. Proseguiamo insieme al piano di sotto, allora. Io intanto avverto la signora. Ho paura che ci vorrà più tempo del previsto per finire questo maledetto trasloco. Trasloco? E ora che dovrei fare? Eccomi, perdona il ritardo, ho fatto tardi col tutorial di un altro videogioco. Non ci sono più i giocatori di una volta. Bando alle ciance, sono qui per spiegarti i comandi di gioco. Beh, non mi interessa. Non lo sto chiedendo a te, Skinny. Lascia che sia il tuo giocatore a decidere. Va bene, spero solo che non ti sfugga qualcosa giocando. Ti chiedo solo di dare un'occhiata dentro quella tracolla verde. Me ne occupo io, basta che poi ci lasci in pace. Ma qui dentro c'è dell'oro. Ah, no. È solo della pirite. Non farti ingannare dalle apparenze. Ti sarà molto più utile di quanto tu possa mai immaginare. A presto! Banzai! Hai visto, capo? Ho aperto la porta! Bravo, bravo! Ma adesso sbrighiamoci, è ora di pranzo. Mi piace mangiare. E allora muoviti, su! Che botta! Thank you.
Ecco dove conduceva quella porta. In tutti questi anni nessuno si era mai degnato di forzarla. Certo che qualcuno potrebbe anche dare una pulita, di tanto in tanto. E questo come c'è finito qui dentro? Alla salute! Dov'è finito il mio armadio? Non posso allontanarmi dal mio armadio! È una questione di vita o di morte! Beh, insomma, hai capito. Cavolo, che figuraccia! Ho decisamente bisogno dell'aiuto di qualcuno più forte di me, non ho altra scelta. Ho trovato la soluzione ai tuoi problemi, anche perché se aspettavo che ci pensasse lui, avrei fatto prima a morire un'altra volta. Che devo fare? Devi solo aprire la bocca e dire "Ah". Va bene. Mi sento una gran forza nelle mani. Aspetta un attimo, io ho le mani. Suona già più minaccioso, vero? Confesso di aver sempre avuto questa curiosità. Un epilogo davvero inaspettato. Solo una piccola incursione per dirti che talvolta è possibile raccogliere più volte lo stesso oggetto. Un'altra tardiva circostanza in cui dimostri la tua negligenza, ma grazie del suggerimento. Secondo me non sei così forte. Ma cosa stai dicendo? Non lo vedi che sono fortissima? A me non sembra. Mettimi alla prova allora. Qui nella camera accanto c'è un letto. Sono sicuro che non riusciresti a svitare uno dei pomelli. Sarà un gioco da ragazzi. Sarebbe lui il pomello? Di certo non è una sfera di cristallo. Non ho capito. Sì, è lui. A noi due allora, pomello! Thank you.
Scusami, ma avrei bisogno che mi rendessi la gomma. Arrivano i rinforzi, spalanca le fauci e non fare scherzi. È una vera e propria liberazione, un po' come quando sono evaso di prigione. Non riesco a capire se parli sul serio o mi stai solo trollando clamorosamente. Non lo scopriremo mai. Per favore, dammi solo un secondo. Sto realizzando che questa è la prima volta che metto piede fuori casa da quando sono morto. Ok, penso di potercela fare. Proseguiamo. Ce ne hai messo di tempo. E tu da dove sei saltato fuori? Ah, questo furgone è un colabrodo. Sono uscito da un foro nascosto sotto la copertura del pavimento. C'è modo di entrare dentro da lì sotto? Negativo, amico. La mia testa sarà anche enorme, ma mai quanto la tua. Che ne diresti di farti un giretto con me? In carrozza! Eravamo in guerra, le fosse si scavavano a mani nude! Guarda che qua! Alla fine ce l'hai fatta, allora. Con le buone si ottiene sempre tutto, Noce. Per un attimo avevo pensato al peggio. Bisogna festeggiare. Prendi. Come diavolo devo dirtelo che sono allergico? È una dannata noce! Fatti curare! Qui c'è qualcosa che puzza. Non sono stato io. Intendo dire, dove diavolo sono finiti quei due? Esco, vado a controllare.
Non sarà un po' tardi? Hai controllato l'ora? Da quel pendolo, capo. Puoi stare tranquillo. Mi piacciono le pause pranzo. Peccato che quel pendolo sia fermo da anni. Quei due continuano a non arrivare. E ora cosa avranno combinato? Torna a dare un'occhiata. Sarà meglio impostare il timer per garantirci la via di fuga. L'acqua fa il solletico. Mi piace. Torniamo al furgone e leviamoci dai piedi. Non mi piacciono queste giornate. Non dirlo a me, se becco chi mi ha forzato il furgone. Ricordati del tuo problema al cuore, capo. Hai ragione. Pensiamo solo a consegnare tutto e a dimenticare questa giornata. Pronto per la nuova casa? A dire il vero, non ci ho neppure pensato. Voglio solo parlare con Ronald il prima possibile. Perché tutta questa fretta? Scusa, ma prima non prestavo molta attenzione. Ero troppo preso dalle mie noci. In pratica, secondo leggi ultraterrene, chi si macchia di un peccato di sangue verrà condannato alla dannazione eterna al sopraggiungere della morte. Ma quello di Ronald è stato un incidente. Non cambia nulla, è un particolare irrilevante. L'unico modo per impedire che accada è confessare il proprio crimine a qualcuno. Entro 5 anni. E di preciso, quanto tempo resta? 3 giorni. E tu ci pensi solo adesso? Non mi andava di opprimerlo, volevo lasciargli i suoi spazi. Io davvero non ho parole. Maledetti marmocchi. Ehi, ragazzino, va tutto bene? Di un po', la caduta ti ha forse mozzato la lingua? No, signore. Non è un po' presto per mettersi in costume? È ancora pomeriggio. Come? Devi averla sbattuta parecchio forte la testa. Oggi è Halloween, altrimenti perché dovresti indossare quel ridicolo costume da scheletro? Sì, certo. Per Halloween, ovviamente. Bah, vedi di non crearmi problemi finché resti qui in giro, intesi? Marmocchi. Ma dove diavolo sono finito? Hanno buttato il mio armadio in una discarica. Ok, calma.
Conosco l'indirizzo della nuova casa di Ronald. Il problema sarà farci arrivare l'armadio. Niente male quella mappa. Sapevi che puoi aprirla in qualsiasi momento premendo il tasto M o selezionandola dall'angolo in alto a destra dell'inventario? E tu che ci fai da queste parti? Non sarai una specie di stalker, spero. Figurati, sono solo onnisciente. Non intendo disturbarti ulteriormente. Buona fortuna con quell'armadio. Spazzatura, spazzatura e spazzatura. Ehi, aspetta un attimo, questa pila potrebbe servirmi. A quanto pare Babbo Natale è arrivato in anticipo quest'anno. Ehi ragazzino, ti sei svegliato finalmente. Potevi spezzarti l'osso del collo, sai? Questo non è un Luna Park. Meglio aspettare che faccia buio, quando i ragazzi si saranno travestiti. Via libera! Wow, un party all'americana! Cosa vuoi? Perché sei così arrabbiato? Sopra è chiuso e non possiamo fare zumpa zumpa con la mia ragazza biondina, sopra. Date le circostanze, mi presterò da interprete. La camera al piano di sopra è chiusa, dunque io e la mia ragazza non possiamo appartarci per amoreggiare un po'. Il secondo sopra è ridondante. Come mai la porta è chiusa? Quello stupido Johnny Biondo sta con la morettina sciacquata. Quello stupido biondo di Johnny si è chiuso in camera con la morettina di facili costumi. Deve essere piuttosto famosa da queste parti. Brutta faccenda, già. Ascolta, visto che non puoi andare di sopra, perché non mi dai una mano a portare qui un armadio dalla discarica? Vai alla diavola. Negazione piccata. E se trovassi un modo per liberare la stanza? D'accordo. Mi vedo pressoché obbligato ad accettare. Ok, non muoverti di qua e non abusare di lei fino al mio ritorno. Non busso niente io. Ecco, bravo. Non bussare. Meglio che vada adesso. Giorni 6 ore 42 minuti 12 secondi. Ecco quando il mondo finirà. Fa piano! Mio marito potrebbe sentirci! 28 giorni, 6 ore, 42... Ci si diverte un sacco qui intorno. Io lo trovo di una noia mortale. Musica a tutto volume, gente che balla o si sbronza di birra. Molto originale, eh? Che altro c'è di interessante da queste parti, allora? Personalmente, preferisco i posti più tranquilli. Fossi te, farei un salto al laghetto Roswell o in spiaggia. Ho visto persino un tipo fuori di testa che dice di aver inventato una macchina del tempo. Tu credi nei viaggi nel tempo? Non saprei, non ci ho mai pensato. A me sembrano tutte fesserie. Ci si vede, coniglietta di Playboy? Ci si vede, Lindsay Lohan. Ecco quando il mondo...
due. Lo sai cos'è tondo, morbido e succoso? Un pomodoro? No, stupido. Un bel bambino. Quante volte devo ripetervelo? Ho smesso di mangiare bambini. Sono un fruttariano adesso. E cosa diamine vuol dire? Mi nutro esclusivamente di frutta, ma solo quella caduta a terra dagli alberi. Non durerai più di una settimana. Lo vedrete. Sei proprio la pecora nera della famiglia. Ma guarda un po', abbiamo ospiti. Permettimi di darti il benvenuto nella mia piccola e tetra dimora. Per te, autore di questo videogioco, d'ora in avanti puoi contare sul mio odio incondizionato. Piacere di conoscerti. Il piacere è tutto mio, credimi. Ma che diavolo? Col tuo permesso prenderei questa, Boogie. Fai pure, te la sei guadagnata. E queste da dove saltano fuori? Sono le locandine di un concerto horror Billy che c'è stasera al vecchio cimitero. Mio fratello non voleva interferenze per la festa e ne ha tolte il più possibile. Avevano praticamente tappezzato l'intero quartiere. Sistema di accensione automatico attivato. Capitolo 3. Pratiche voodoo. Come vendicarsi dei bulli della scuola restando a distanza di sicurezza. Recuperate dei campioni di capelli o unghie del bullo in questione e fissateli a un omino di pezza. Posizionate quindi la bambola voodoo al centro di un pentacolo. Chiudete gli occhi e incanalate il vostro odio sul bullo. Immaginarlo con la testa immersa nella tazza aumenta le probabilità di riuscita. Se il rituale avrà successo, la bambola assumerà i connotati della vittima designata. Procuratevi dunque un ago o degli spilli per colpire la bambola voodoo. Godetevi la vostra vendetta. Achtung! Non danneggiate la bambola rimuovendo arti o testa. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non so davvero cosa dire. È il sogno di un bambino che diventa realtà. Che cosa state facendo? Si dia il caso che è in corso una frode. Una grossa frode. Ho pensato, anzi abbiamo pensato, che non ne potevamo più del nostro avvilente per nulla gratificante lavoro da impiegato. Così gli ho fatto, voglio dire, abbiamo speso tutti i nostri risparmi per comprare questa grotta che... casualmente abbiamo scoperto essere risalente al Neolitico, con tanto di pitture rupestri. Sei davvero una mente malvagia, non c'è che dire. Siamo davvero malvagi, vorrei dire.
Forse l'idea delle pitture rupestri andrebbe accantonata. Che intendi dire? Guarda tu stesso alla mia destra. Che io sia dannato, questo ci frotterà un sacco di soldi, altro che neolitico! Forza, andiamo! Abbiamo del lavoro da fare! Sveglia, vecchio! Non serve urlare a quel modo. Ha ragione, mi perdoni. Io ti perdono. Senta, non è che potrebbe cucirmi dei capelli sulla testa di questa bambola? Richiesta un po' insolita, ma non vedo motivo per non assecondarla. Porgimela. Troppo gentile. Con gli omaggi della casa, una bevuta non si rifiuta mai. Così, bravo, bevi. Non fissarmi in quel modo, non avevo altra scelta. Guardalo, dorme come un angioletto. Qualche ora di sonno gli farà bene, era troppo stressato. Voglio tranquillizzare tutti gli amici e i parenti che ci stanno seguendo da casa. È solo svenuto. Forse. Ok, pensieri negativi. Niente di più semplice. Tutto merito della facilità con cui riverso il mio odio gratuito sulle persone. Uno dei pochi vantaggi della mia forma scheletrica è che sono immune all'elettricità. Non immaginavo fosse necessario tutto questo casino per riportarlo giù. Si prospetta una pesca molto proficua, finalmente. Non posso credere che tu ce l'abbia fatta. Sono un vero pro, che vuoi farci? Perché non dai un'occhiata alle tasche? Ma come diavolo hai fatto? Quando passi la vita a sfuggire ai finanzieri,
Non puoi sopravvivere senza certi trucchetti. E come sei finito a gestire una giostra? Servizi socialmente utili. In ogni caso, con quel buono puoi ritirare un premio a scelta al chiosco della zingara poco fuori città. Ah, quasi dimenticavo. Stai attento ad andare in giro con quell'altra bustina che ti ho passato. Oddio, quale altra bustina? Stavo scherzando. Non sei affatto divertente. Ho vinto un buono alla giostra. Scegli un premio a piacere. Qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa. Vorrei una cartuccia del videogioco E.T. per Atari. Ho finito l'ultima disponibile giusto ieri. Poco male, tanto è il gioco più brutto della storia. Però sei fortunato. Posso darti questo? Diamo un'occhiata. Com'è possibile che tutta questa roba stesse dentro un pacchetto tanto piccolo? In questo videogame i modi di dire vengono presi un po' troppo alla lettera. Speriamo solo che questa sia la volta buona. Sembra che quel pezzo sia arrivato finalmente. Funziona tutto adesso? Il corriere si è fatto desiderare non poco, ma il carburatore era perfetto. Mi offro assolutamente come cavia per testarla allora. Davvero? Hai idea dei possibili effetti collaterali? Paradossi temporali? Impossibilità di ritorno. Rischio di incesto con la propria madre. Possibile annichilazione. Mutazioni cromosomiche. Potrei continuare. Diciamo che non ho nulla da perdere. Per me va bene, allora. C'è solo un piccolo problema. Ho finito il plutonio. E ci vorranno un paio di giorni prima che il mio ricettatore di fiducia riesca a procurarsene dell'altro. Dovrai aspettare. Ripasso più tardi, ci si becca dopo. Per caso questa può interessarti? Dove l'hai trovata? Così, in giro. Ok, ok. Versane esattamente 3 millilitri per ogni dozzina di anni a ritroso. Aggiungi anche altri 2 millilitri per avviare la macchina. E 1 millilitro ogni mezz'ora di tempo reale di utilizzo. Sì, il più preciso possibile. Ok, nessun problema. La macchina si avvierà non appena avrai inserito la data di destinazione nell'apposito quadrante. Evita i viaggi nel futuro. Il processo sfrutta in parte il campo geomagnetico terrestre ed eventuali alterazioni potrebbero impedirti di tornare indietro. Ricordati che non puoi saltare da un'epoca all'altra. Ogni volta sei obbligato a tornare al presente. Ne hai ancora per molto? Le porte sono automatiche, quindi resta nei dintorni. Qualche animale potrebbe entrarci per sbaglio e tornare al posto tuo. E ricordati di stare attento a non interferire mai con il continuum spazio-temporale. Sì, tutto quello che ti pare. Quanto plutonio ha detto che dovevo versare di preciso? Beh, abbonderò. Cosa vuoi che accada? Yeah!
Dentro ci sono solo dei semi di mela, ma se proprio ci tieni... Mi sembra di vedere qualcosa che luccica nella rete. Mi sta bene. La prossima volta sarà il caso che mi faccia gli affari miei. Ma cos'è questa puzza? Devi assolutamente fare un bel bagno. Prendi. Figo questo pezzo, non lo conoscevo. Peccato non sapere il titolo. Niente male. Adesso sì che hai un look aggressivo. Devo ammettere che mi gasa parecchio. Pensi di potermi cantare un pezzo metal adesso? Quale vorresti sentire? Non so come si intitoli, ma per caso conosci un pezzo che fa... Ah sì, ho capito. Adoro quel pezzo. Are you ready? A questo giro ho combinato proprio un bel casino. Cosa vuoi? La camera da letto al piano di sopra è libera, come promesso. Davvero? Chiamo subito la banda. Statti fermo, immobile. Prendi con i ragazzi e andate alla discarica. Non interessami di cosa che facete. Non mi farmi perdere tempo! Tutto risolvuto. Ora vai. Stanza zompa zompa pronta! Wow, non riuscivano più a trattenersi. Per caso ti serve dell'altro bagnoschiuma? Ne ho qui con me un flacone. Potrebbe sentirci! Va bene, entra pure. Posalo pure sulla pensilina della vasca. Che ci fai chiuso qui dentro? Mi godo un po' di meritato riposo. Lavoro come guardiana al museo cittadino. Non capitano molto spesso occasioni come queste. Per mia fortuna, Ralph, mio cugino, odia Halloween e si è offerto di sostituirmi.
È davvero necessario che ci sia un guardiano al museo anche la notte di Halloween? Quello che ho detto anche io al sindacato. Ma credi mi abbiano dato ascolto? E in ogni caso, prendi questo. È per sdebitarmi del bagno schiuma. È un po' bagnaticcio. Non voglio nemmeno sapere dove lo tenessi. Il museo è chiuso al pubblico, ma puoi entrare con questo pass qualora ti trovassi a passare da quelle parti. Nel caso, fammi sapere se quel nanerottolo ha tutto sotto controllo. Che vuoi? Ma quel cardiofrequenzimetro? Sono cardiopatico, mi serve per poter monitorare i battiti. Magari se non bevessi tutto quel caffè. La fai facile, i turni di notte qui sono di una noia mortale. Basso, cicciottello e cardiopatico, c'è dell'altro? Il tuo sarcasmo mi lascia assolutamente indifferente. Hai di fronte a te il campione nazionale in carica di gara di insulti, nel caso non lo sapessi. Niente e nessuno batte la mia lingua tagliente. Dimostramelo allora. Dietro di te, una dissecazione aortica! Dritta al petto con precisione chirurgica! Il tuo abbonamento a Netflix è stato hackerato. Piuttosto preferirei essere accoltellato. Il mio preferito nella saga di Star Wars è la minaccia fantasma. Non respiro, la mia asma... A guardarti bene, la forma della zucca sul tuo cranio è ancora ben visibile. Ho una lettera da parte del signor Silence. Che dolce batuffolo di Bende. Sì, penso che accetterò la sua proposta. Saltiamo pure i convenevoli dell'anello di fidanzamento. Non ho tempo da perdere. Hai portato le fedi nuziali? Ho con me le fedi, mia regina. Cosa fai ancora lì impalato? Trovaci un sacerdote per celebrare le nozze. Veramente mi sembra di aver fatto già abbastanza. È un ordine. Terremo la cerimonia sopra il meteorite del laghetto Roswell. Che location romantica. Adesso vai, devo prepararmi. O i petardi o la vita. Credi di far paura a qualcuno conciato così? Neppure a una mosca. Ora che ci faccio caso, non ho mai visto un costume di Halloween così ridicolo. Davvero orribile. Temo che dovrò inventarmi qualcos'altro. Ormai la nostra generazione è troppo desensibilizzata da serie TV e videogiochi. Grazie tante, HBO. Quella è nonna! La nonna di Ronald, voglio dire. Dannata vecchiaia! Ronald, tesoro di nonna, sei venuto a trovarmi? Sei così deperito, ma mangi qualcosa? Mangio e come? Ma i chili mi finiscono tutti sul sedere. Hai proprio la stessa conformazione corporea di tuo padre, quel nulla facente. Tornerò a trovarti molto presto, nonna.
Aspetta un attimo, Ronald. È pericoloso là fuori. È pieno di atei. Prendi questa. Nonna, due ragazzini qui fuori mi prendono in giro. Qualcuno tratta male il mio piccolo Ronnie. Mocciosi. Non ti preoccupare, tesoro mio. Adesso ci pensa la nonna. Dovevi proprio vedere le loro facce. Prima di tutto estraiamo la polvere da sparo. E adesso... Ehi, Bella, guarda cosa ho qui per te. Giorni, 6 ore, 42 minuti, 12 secondi. Ecco quando il mondo finirà. Potresti aumentare la musica a tutto volume? Sono qui, vieni. Più vicino. Senta, figlio di Dio, visto che è una delle superstar del creato, mi chiedevo se potesse celebrare il matrimonio di un mio amico. Beh, alla fine sono il titolare di tutto quel franchising di cappelle, chiese e cattedrali varie. Chi meglio di me, giusto? Sono solo un po' troppo sbronzo. Avrei bisogno di un piccolissimo aiuto. Non dall'alto, però, che se mio padre mi vede in queste condizioni, dovrò aspettare millenni per la prossima venuta. Una piccola rinfrescata su vi dichiaro felici e contenti, puoi baciare la sposa ma con discrezione, quelle cose lì. Questa potrebbe aiutare? Proprio quello che mi ci voleva. Ci vediamo al matrimonio, allora. Ma non sai nemmeno dove si celebra. Fratello, sarò pure sbronzo, ma resto pur sempre onnisciente. A dopo! Per i poteri da mio padre conferitimi, vi dichiaro marito e moglie. E ora tornate a casa ad aggiornare il vostro status sentimentale su Facebook. Secondi dovrebbero bastare. F-
Forse ho esagerato con la polvere da sparo. Fatto. Tutto pronto, possiamo procedere. Dove vuoi che lo portiamo? Via Venerdì numero 13. Hai idea di quanto sia lontano da qui? Noi siamo diretti alla festa, il massimo che possiamo fare è portartelo lì. Vedrò di accontentarmi. Sentito, muoviamoci. Salve, Corriere IP Espresso, come posso esserle utile? Buonasera, vorrei effettuare la spedizione di una cassa funebre in via Venerdì 13, spese a carico del destinatario. È al corrente delle nostre condizioni generali di impacchettamento? Mi dica pure. Per evitare di riportare danni durante il trasporto, richiediamo di avvolgere l'oggetto con del materiale che ha tutti scagli urti. Solitamente è della plastica da imballaggio, ma può servirsi della soluzione che preferisce. Sì, non c'è alcun problema. Richiediamo inoltre che l'involucro esterno del pacco sia assolutamente idrorepellente. Le potrà sembrare una richiesta un po' strana, ma i nostri autisti in passato hanno dimostrato un certo feeling con i corsi d'acqua della zona. Sono attrezzato anche per quello. E per finire, è necessario identificare il pacco con una scritta che ne indichi chiaramente il contenuto. Sì, Mike, do la soluzione. Mi scusi, non credo di aver sentito bene. Sì, dicevo, nessun problema. Le faccio arrivare immediatamente il corriere per la sua spedizione. La ringraziamo per aver scelto la nostra compagnia. Arrivederci. L'ultimo step che mi divide da Ronald. O almeno spero. Sto aspettando un corriere per portarvi all'armadio. Non è che potresti impacchettarmici all'interno con questo kit? Devo fare un bello scherzetto. Amico, sono sempre pronto a dare una mano per questo genere di cose. Come vorrei poter vedere la sua faccia? Non riesco a immaginare che spavento si prenderà. Neppure io, credimi. Thank you.
Ronald! Ronald, svegliati! Ronald, sono io, Skinny! Mi dispiace che tu abbia sofferto tanto. So quanto è stata dura per te da quel giorno, ma non hai nulla da rimproverarti, credimi. Io non ho nulla da rimproverarti. Davvero non mi riconosci? Ricordi, io e te insieme, alla conquista del mondo, continuavamo a ripeterci che eravamo destinati a grandi cose. Beh, in un certo senso è stato così, anche se nessuno poteva immaginare tutto questo. Non potevi sapere della mia allergia, persino io non ne ero a conoscenza. In fin dei conti ci sono un sacco di vantaggi a essere morto. Ho un'infinità di tempo libero, posso mangiare tutto ciò che voglio senza dovermi preoccupare della linea, sono persino immune all'elettricità, neppure fossi un supereroe. Non riuscivo a respirare, ti sentivo soltanto urlare. Non fu difficile capire cosa stava per accadere. Ma incredibilmente, quella è l'ultima cosa che ricordo. Nessuna luce da seguire, nessuna esperienza extracorporea, solo un grande nulla. Un po' deludente, non credi? Quando finalmente mi sono svegliato, era tutto buio. Ci misi un po' a realizzare di essere in un armadio. In questo armadio. Lo so, è davvero assurdo, ma è la verità. Sono stato riportato in vita e ora sono uno scheletro. Devi tornare a parlare. Se non dirai a qualcuno quello che è successo quel giorno, finirai per essere dannato in eterno. È per questo che sono qui. Perché ti voglio bene, Ronald. Skinny. Skinny, aspetta, non andare! Questa festa è un vero mortorio. Ah, sì, quasi dimenticavo. Sei morto.